Salve a tutti ragazzi, io sono Bolt Player e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono ritornato su Pokémon Rosso Fuoco Nuzlocke. Ok, l'ultima volta ho battuto Erika e anche il Team Rocket, adesso direi che possiamo continuare con la storia. L'ultima volta ho sfidato Erika e anche il Team Rocket, quindi direi che posso continuare con la storia. Prima però vorrei un attimo allenare la squadra perché... sì... vorrei mettere Growlithe in squadra e mi manca solo lui da allenare, quindi farò subito. Ragazzi, non ci crederete mai, ma guardate, ho di shiny. Mentre allenavo Growlithe, che è quasi salito a livello 32. Il livello in cui vorrei portarlo. Ho già un Oddish, lo so. Però vorrei catturarlo, almeno ho uno shiny nel PC. Non lo userò, ovviamente. Però, non lo so, vorrei indebolirlo un pochino prima. Prima vorrei indebolirlo un pochino, magari con morso. Vai, vai. Sì, ok. Pokéball. Per favore, stai con me. Oddish shiny, per favore. Che poi in ogni serie, ora che ci penso, in ogni serie let's play di Pokémon che porto c'è sempre un Pokémon shiny che mi esce. Vabbè, ovviamente è meglio per me, no? Sì, però magari una mossa perché non possiamo stare tutto il tempo qui. Dai, per favore. Ok. Preso. Oddish è catturato. Vuoi dare un soprannome Oddish? No. Sì, ok, ok. Benissimo, in realtà. Sì, in realtà adesso potrei continuare ad allenare Growlithe. Bene, la mia squadra tutti a livello 32, tranne Ivysaur al 31, perché tra poco si evolve. Ho deciso di togliere Butterfree. Per mettere Growlithe, perché in realtà sì, ho bisogno di un altro tipo fuoco. Ho già molti tipi volanti in squadra, quindi direi di toglierlo. Era utile Butterfree, però vabbè. Direi di continuare adesso, dobbiamo andare. Dobbiamo andarcene da qui. Non da qui. Ah, in realtà sì, potrei già andare da questa parte, però no, dai. Preferisco andare da questa parte. Poi in tutto questo non ho neanche preso la bici, perché con la bici farei più veloce, Sì... molto più veloce, però... ormai... ormai non l'ho presa. Vabbè, posso prenderla sempre più tardi, certo. Meglio tardi che mai. Vabbè, ormai sono già arrivato. Qui ho lottato con tutti, perché sì, avevo bisogno di allenarmi. Non ho comprato la pirafocaglia, vabbè. Più tardi, la prenderò più tardi. Bene, adesso che abbiamo la spettrosonda, possiamo andare da questa parte. Nella torre Pokémon. Dove ci aspetta anche la lotta contro Gary. Bene. Direi di salire da questa parte. Tanto qui non c'è nessun allenatore, niente. Qui c'è Gary, vero? Sì, eccolo qua che ci aspetta. Oh, vorrei togliere un attimo Ivysaur ora che ci penso. Perché ha un tipo volante. Per primo. In squadra. Quindi. Andiamo. Ehi, che fai qui, Bolt? I tuoi Pokémon non sono morti. Però li posso sconfiggere. In guardia. Crudeltà al massimo, mio caro. Parte la sfida di Gary rivale. Che manda PG8. Appunto. Vai Jolteon. Sì, Onda Shock. Vai. È super efficace. Ottimo. Esausto. Sì, 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 sì. Ora quale sarà il tuo prossimo Pokémon? Anche tu hai un Gyarados? Ah, sì, è vero. Totalmente dimenticato di questa cosa. Vabbè, vai via. Sei debole per 4 elettricità, quindi... ciao. Oh, direi di velocizzare un attimino perché sì. Execute. Vabbè, direi di mandare Growlithe. Almeno di provarlo un po'. Perché finora l'ho usato solo contro i Pokémon selvatici e i non ti permettere. Vai con ruota fuoco. Vai, prova a sconfiggerlo in un colpo. Ok. Anche tu, ciao ciao. Adesso quale sarà il prossimo Pokémon? Kadabra? Vabbè, direi di rimanere con Growlithe. E usare morso, appunto. Adesso... Charmeleon. No, che cosa ho usato? Non l'ho fatta apposta. Vabbè. Tentenna? Ottimo.
Vabbè dai, direi di usare un altro morso e poi un altro morso. Ah, pensavo avesse tentato di nuovo. Fuoco ardore aumenta le potenze del tipo fuoco. Vai morso. Brutto colpo, lotta, vinta. Cosa? Brutta puzzola, ti ho sottovalutato. Sì, adesso vattene. Com'è messo il tuo Pokédex? Io ho un Cubone, ma non ho ancora trovato un Marowak. Credo non ce ne siano più. Beh, meglio che vada. Un sacco di cose da fare. Ci becchiamo in giro. Sì, ok, vai. Posso proseguire? Grazie. Lei non lotta, no, no. Direi di evitare... Ah no, i repellenti. Ce li ho? Sì. Ecco qua. Bene, possiamo proseguire. Che sfidiamo tutti loro velocemente, perché così almeno posso fare tutto più in fretta. Sì, ciao, ciao. Andiamo, proseguiamo direttamente subito. Lì c'è uno strumento che, da quello che ricordo, non è una pozione, vero? Elisir, appunto. Proviamo a prendere questi strumenti. Sveglia, sì, di la sveglia me lo ricordavo. Oh, lei ci vede da lontano, non so come, ma ci vede da lontana. Da lontano. Ora te ne puoi andare, grazie. Mega Ball. Dai, può essere utile. Ehi, no, non devi tornare indietro. Tu lotti, come giusto che sia. Onda Shock. Livello 33 e ciao ciao. Vai. Ah già, qui c'è la zona pura dove possiamo curare Pokémon. Ecco qua. Zona disinfestata e protetta. I Pokémon di Bolt sono ricaricati. Vieni, ho preso questo luogo con la magia bianca. Riposati un po'. Già fatto. Velo pura, Ora, andiamo da questa parte. C'è già un Haunter adesso. Saliamo. Non so se questo è l'ultimo piano. E il replente è già finito. Ora non più. Questo cos'è? Precisione X. Sinceramente non mi serve, però... Ma vabbè. Andiamo da questa parte. Bene. Ora manca... Sì, lei appunto. Possiamo proseguire. Qui non c'è niente. Ah, infatti ricordavo che ci fosse uno strumento. Nei giochi di prima generazione. Lo hanno messo anche qui, però da questa parte. Ora qui dovrebbe esserci Marowak. Via gli intrusi. Appare lo spettro. La spettrosonda rivela l'identità dello spettro. Che è Marowak? Lo spettro era Marowak. Vai, Gyarados. Ok, prepotenza, sì. Ira di drago, sì. Vai, fai i danni che devi fare. Fulmi sguardo. Sì, difesa cala, ok. Vai di nuovo con ira di drago e poi magari userò morso. Devo fare imparare una mossa tipo acqua, Gyarados. No, Morso. Ok, va via. Tanto questo Marowak non si può catturare. Lo spettro era l'anima inquieta della madre di Cubone. Adesso l'anima è tranquilla. È partita per l'aldilà. D'accordo. Direi di fare una cattura anche qui dentro perché non l'ho fatta, quindi... Ghastly. Ho fatto finire il repellente apposta così posso catturare un altro Pokémon. Prepotenza, sì, d'accordo. Vai con la Pokéball, che in realtà non so come indebolire ora questo Ghastly. Certo. Magari proviamo con una Mega Ball. Per favore, Ghastly, rimani con me. Certo. No, si è fatto male da solo ora. Vai, per favore, rimani dentro. Ti sei indebolito da solo, eh? L'hai voluto tu. Ah, ok. Ghastly è stato catturato.
Sì, i dati sono stati inseriti nel Pokédex, ok. Pokémon Gas, vuoi dare un soprannome? No. D'accordo. Ora direi di posso mettere di nuovo il repellente. Bene, possiamo proseguire. Che qui c'è già il Team Rocket. È il momento di sfidarli. Ok, uno fatto. Questo vecchietto si è intrufolato nel nostro rifugio. Poi ha iniziato a lamentarsi dicendo che Team Rocket fa del male ai Pokémon. Ora stiamo cercando di farlo ragionare. Ah, ma dice la verità? I Pokémon servono solo per far soldi. Non ti impicciare. D'accordo, se lo dici tu. Ok, finalmente. Sei qui per salvarmi? Grazie, ma mi sono recato qui spontaneamente. Volevo calmare l'anima della madre di Cubone. Credo che ormai lo spirito di Marowak sia già nell'aldilà. Grazie mille per l'interessamento. Seguimi fino alla casa Pokémon, ai piedi di questa torre. Ok, grazie, che mi hai trasportato. Bolt, solo con l'amore per i tuoi Pokémon riuscirai a completare il tuo Pokédex. Credo che questo ti sarà d'aiuto. Pokeflauto, sì, ovvio. Grazie. Il suono del Pokeflauto addesterà i Pokémon addormentati. Puoi provare ad usarlo su un Pokémon addormentato che ti blocca la strada. Snorlax? Ovvio che sì. Bene. Ora, in realtà, prima di continuare, c'è una cosa che dovrei fare ancora. Non ho fatto la cattura qui dentro, Ancora, quindi direi di farla adesso. Tunnel roccioso. Vediamo che Pokémon mi... Ah, è vero, c'è il repellente. Vediamo. Geodude. D'accordo. Magari direi di indebolirlo prima, però non lo so. Secondo me lo sconfiggo. Secondo me lo sconfiggo comunque. È super efficace. Magari con ridu. Sbagliato, vero? No, appunto. Non è molto efficace, sì, ok, ok. Subisce il contraccolpo, d'accordo. No! No, 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 no. No, no, ok. Vai, Pokéball. Forse dovrei cambiare Pokémon, vero? Dai, secondo me entra adesso. Vero? Vero? Sì, ok. Preso, Geodude è catturato. Sì, i dati sono stati inseriti nel Pokédex. Pokémon Roccia, vuoi dare un soprannome? Ovvio che no. Bene, anche qui la cattura fatta. Bene, direi di uscire. E continuare. Con loro ho già combattuto, sì. Vado un attimo al centro Pokémon. Bene, adesso direi di continuare. Dobbiamo andare da questa parte, in fondo. Percorso 12. Qui c'è un percorso da fare. E ci sono anche dei Pokémon da catturare nell'acqua, però qui bisogna catturare anche Snorlax. Se si vuole catturare Snorlax in realtà. E io vorrei catturare Snorlax, quindi non prenderò nessuno dall'acqua. Con loro ho già combattuto perché mi sono dovuto allenare per forza. Ah, devo andare a comprare un attimo delle Pokéball. Ok, sono di nuovo qui. E sto di nuovo registrando questa parte, non il video ma l'audio, perché non so perché la registrazione ha voluto buggarmi l'audio per qualche strana ragione, quindi sono di nuovo qui a parlare con voi. Comunque, con gli altri allenatori che ho passato adesso ho già combattuto perché volevo allenarmi. Adesso direi di catturare Snorlax, magari mettendo Ivysaur per prima perché ho bisogno di Ivysaur, devo farlo evolvere anche, quindi usiamo Ivysaur. Ora, avviciniamoci a Snorlax e finalmente lottiamo. Spero lo catturerò subito perché non voglio sprecare tutte le mie Mega Ball. Vuoi suonare il Pokeflauto? Sì, volte suona il Pokeflauto. Ora c'è il suono del Pokeflauto. Snorlax si è svegliato male e attacca furioso. Sì, come giusto che sia, ovviamente, perché è uno Snorlax. Cos'altro potrebbe fare uno Snorlax? Appare Snorlax selvatico? Sì, lo so. Vai, Ivysaur. Allora, direi... Non posso avvelenarlo perché ha l'abilità che non può essere avvelenato. E poi non voglio avvelenarlo perché potrebbe farsi male da solo e non catturarlo. Oh, quanti pochi danni. Vabbè, non importa. Quanti danni che fa questo Snorlax. Magari direi di mettere Gyarados, sì, così almeno con prepotenza posso ridurre l'attacco. Molto bene. Adesso sì che va bene. Sì, vai a Nanna, non mi importa. Ah, c'è una bacca, sì, ok, è vero. Usiamo Era di Drago.
Quanti danni però. Troppi danni. Ora Gyarados fa nanna e direi di cambiare Pokémon. Magari mettendo... non lo so in realtà. Penso che metterò... sì, Pidgeotto perché... perché sì. Bene, andiamo. Con la Mega Ball, per favore. Dai, in un colpo. Catturalo adesso, dai, uno, due. È ovvio, ovviamente no. Però troppi danni. Se continuo così non penso che riuscirò a catturarlo. Secondo me forse è meglio se cambio. Cioè se fuggo, voglio dire. Dai, per favore. Resta qui. Starai benissimo con me. Veramente. Oh, finalmente. Snorlax è catturato. Sì, i dati sono stati inseriti, ovviamente. Pokémon Son, vuoi dare un soprannome? No, ovviamente no, perché non do mai soprannomi. Sì, nel box 1. Ora direi di andare da questa... ah no, qui sì. Ci sono già stato, ho già fatto la cattura. Vado a curare un attimo i Pokémon. Ok, ho già fatto tutto, possiamo proseguire andando da questa parte. Qui c'è il guru pescatore che dà l'altro amo, quello... non so se è quello buono. Sono il fratello minore del guru pescatore. Adoro pescare. E a te piace la pesca? Sì, bene, mi piace il tuo stile. Prendi questo e pesca, coraggio. Grazie. Super amo, ok. È il migliore questo, non mi sa di sì. La pesca è uno stile di vita. Dai fiumi al mare, pesca il pesce più grosso. Senti, devo chiederti un piacere. Se catturi dei Magikarp enormi, puoi portarli a farmeli vedere? Sì, d'accordo. Non ho mai fatto una cosa, non so neanche che premio ti dà. Sempre se ti dà un premio. Non ne sono sicuro, però vabbè, non lo farò. L'elettricità è la mia specialità, sì, ok. Direi di allenare Ivysaur adesso, perché... vabbè, certo, paralizzato. Così almeno si evolverà, perché è da tanto tempo che deve evolversi. Magari se non fallisci... bene, direi di mettere Jolteon adesso in campo, perché sì. Magari usando doppio calcio. Non molti danni, però non importa. Ok, bene. Sì, ok. E adesso l'evoluzione di Ivysaur. Cosa? Ivysaur si sta evolvendo. Complimenti, il tuo Visaur si è evoluto in Venusaur. Finalmente. Oh, possiamo continuare? Qui sì, ci sono allenatori, ma direi di lasciarli, di evitarli. Penso che combatterò con loro quando poi ne avrò voglia. C'è off camera in realtà, così alleno un po' i Pokémon. Magari mettiamo qualcun altro per primo perché Visaur è paralizzato. Sì, ignoriamo lui. Qui ci sono anche altri, quindi piano, ignoriamoli. Possiamo farcela, se facciamo piano. Ah già, qui c'è anche il labirinto, sì, vero. Mi ero dimenticato di questa zona comunque, se devo essere onesto. Quindi magari andiamo da questa parte, che è meglio. No, non è di qui. Mi confondo sempre. Questo mi vede? Spero di no. No, non mi vede. Lui... vabbè, certo, perché ho corso. Cosa stai guardando? Ma veramente non ti stavo guardando. Vabbè. Quanti danni. Troppi danni. Sì, vabbè. Psicoraggio, che è meglio. Meno male che non hanno attaccato Kadabra e non l'hanno avvelenato, perché sennò sarebbe stato un problema grossissimo. D'accordo. Continuiamo. Magari questa volta non correndo vicino alla gente. Percorso 14. Sì, d'accordo, andiamo da questa parte. Quanti allenatori. Meglio per me. In realtà posso allenarmi poi. Qui c'è da fare un'altra cattura, vero? Sì. Però la farò più tardi. Adesso no. Cioè, se mi esce un Pokémon adesso va bene, la faccio. Se non mi esce, meglio la rimando. Dai, piano. Ok, no, niente. Vediamo chi è. Oddish. No, ce l'ho già, quindi posso fare fuga. D'accordo. Quindi, rimandata. Penso che la farò più tardi, magari. Vabbè, sempre se non mi esce adesso. No, ok, all'ultimo, ovvio. Ah, un Pidgey, d'accordo, già ce l'ho, quindi posso rimandare. E andare direttamente nella città ora. Ciao, guardia. Eccoci qui. Percorso 15. Ah, questo è un altro percorso. Ah no, quello di prima, sì, certo. Vero. Fucsiapoli. Direi di passare un attimo al centro Pokémon, perché i miei Pokémon non stanno affatto bene adesso. Soprattutto Ivysaur. No, Venusaur. Perché stava paralizzato. Andiamo.
Ok, bene. Non penso che sconfiggerò Koga in questo momento, perché no. Però di sicuro andrò alla zona safari, perché almeno posso prendere quello che c'è da fare nella zona safari, ovvero prendere la MN Surf e i denti d'oro per il guardiano. Così mi dà anche forza. Farò tutto adesso che è meglio, dai, perché è una cosa un po' noiosa. Benvenuti alla zona safari. Per soli 500 Pokémon potrai catturare tutti i Pokémon del parco. Vuoi unirti alla caccia? Sinceramente no, però se devo farlo, d'accordo. Qui si usa solo un tipo speciale di Pokéball. Sì, lo sappiamo. Sì, ti avvertiremo quando stai per finire il tempo o le Safari Ball. D'accordo, andiamo. Con la musica di sottofondo, quella dell'evoluzione dei Pokémon. Non so perché hanno aggiunto questa musica qui al parco, alla zona Safari, però non lo so. Ah, ma per quanto riguarda le catture dei Pokémon, qui valgono? Non lo so. Vabbè. Execute, penso che catturerò lui. Come sempre, le regole sono indifferenti per la zona Safari, vero? Non lo so. Vabbè, rilancerò il sasso perché, da quello che so, i sassi aumentano la cattura dei Pokémon di qui dentro. Credo. Magari mi sto sbagliando, però. D'accordo, non fa niente. Bene, per favore, cattura, 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 cattura. E niente. Non so perché ci ho riprovato a catturarlo, ma non fa niente. Meno male che è fuggito a questo punto. Ora, se ricordo bene la strada, dovrebbe essere da questa parte. Vediamo. Ricarica totale. Finalmente una cura. Finalmente. Bene, possiamo proseguire da questa parte. Sì, d'accordo. Tanto devo fare fuga. Era un Nidoran che non ho, in realtà. Ma i Nidoran contano? Anche se sono... Perché io ho già un Nidoran maschio. Se mi uscirà in futuro un Nidoran femmina, dovrò catturarlo? Perché sempre specie Nidoran, non lo so, in realtà. Fatemelo sapere voi nei commenti in caso, perché sinceramente io non so benissimo come funziona questa cosa. Per quanto riguarda Nidoran, in realtà. Ora sono uscito sempre Pokémon che ho. Ok, prendiamo questo che è... all'acciaio. Ottimo, direi. Sì, mi sa che la strada sì, è la strada giusta questa. Proteina, d'accordo. Tutto da vendere, in realtà. Volevo vedere quanti passi mi... Ok, 341, ce ne sono ancora un bel po' da fare. Non volevo aprire il Pokédex. Ok, proseguiamo da questa parte, perché adesso sì, ricordo... Ma questo è un cuore? No, non è vero. Un altro Pokémon. Sempre Execute, non so perché esca sempre lui. Bene, sì, siamo arrivati, questa è la zona. Sì, ora ricordo. Qui dovrebbero esserci i denti d'oro. Sì, appunto. Bene. E anche da questa parte ora... Questo cos'è? Doppio team? Utile. Sì, utile. Andiamo da questa parte che c'è Surf. Parliamo con lui. Ah... Finalmente, sei la prima persona che raggiunge la casa segreta. Ormai pensavo che nessuno avrebbe vinto il nostro premio. Congratulazioni. Grazie. Ok, sì, sì. La MN03 è Surf. Con Surf un Pokémon ti potrà trasportare sull'acqua. Essendo una MN non si esaurisce. Potrai usarla quante volte vorrai. È un gran premio, sai? Sì, certo che lo so, ovviamente. Direi di fargliela imparare adesso a Gyarados. Almeno faccio tutto adesso. Allora... Eccole qua, porta MT. Surf o Surf. Che in realtà può impararla solo lui. Anzi, lei. Quindi facciamogliela imparare. Magari togliendo... Non lo so. Penso che toglierò Fulmi Sguardo. Sì, secondo me sì. Andiamo. Uno, due, puff. Scorda Fulmi Sguardo e al suo posto impara Surf. Sì, ovviamente. Vabbè, usando una macchina... Ok, Gyarados impara Surf. D'accordo, adesso direi che posso uscire da qui dentro. Solo che mancano un bel po' di passi, quindi direi di accelerare il tutto e facciamo finire tutto. Avanti, 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 avanti. Dai, quando finisce? Ok, ecco. Din Don, tempo scaduto. Il tuo gioco Safari è finito. Finalmente. È stato un buon bottino? Torna. Se per buon bottino intendi Surf e i denti d'oro, sì. Per i Pokémon no, non ho catturato niente. Sì, ma tanto non fa niente. Ora direi di andare direttamente... Vorrei passare, grazie. Direi di andare direttamente dal guardiano adesso per dargli i denti d'oro. È qui, vero? Sì. Andiamo. Eccolo qua. Botto dai denti d'oro al guardiano. Ok. Il guardiano si mette i denti. Grazie, nessuno capiva niente di quello che dicevo. In quello stato non potevo lavorare. Beh sì, infatti lui diceva fu queste cose qua. Ti darò qualcosa per ricompensarti. Grazie, che forza.
L'AMN04 insegna la forza, i tuoi Pokémon potranno muovere i massi fuori dalla lotta. Sì, lo so. Hai trovato la casa segreta in zona Safari? Sì, l'ho trovata e ho avuto Surf. D'accordo, posso proseguire. Adesso direi di fare imparare a qualcuno forza, così posso prendere questa Pokéball, che in realtà dentro c'è una caramella rara da quello che ricordo, però... direi di prenderla. Ma solo loro possono impararla. Vabbè, Gyarados, vai tu. Penso che ti cancellerò azione. Tanto poi posso farle dimenticare queste mosse quando voglio, quindi... va bene così. D'accordo, andiamo. Spostiamo questo masso. È un masso enorme, ma un Pokémon dovrei poterlo spostare. Usare forza, sì. Andiamo. Usa forza. Forza riesce a spostare il masso. Ecco qui la caramella rara, come avevo detto. Vabbè, ma tanto ormai tutti sanno, ormai... quasi tutti gli oggetti dei giochi di Pokémon, credo. Cioè, almeno io. Conosco quasi tutti, non tutti. Ma ok, direi di curare Pokémon. Ok. Ok, per questo video è tutto. Iscrivetevi, mettete like, condividete il video e commentate. E da Bolt Player è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!